Noi siamo qui oggi per portare il nostro contributo a questi due casi, siamo qui oggi per presentarci alla città, ma siamo anche qui oggi purtroppo anche dopo l'ennesimo crimine che è successo ieri a Teramo. A Teramo ieri un'altra donna è stata vittima di un'aggressione, è stata presa a coltellate e noi siamo qui oggi per testimoniare a questa donna, alla sua famiglia che ci siamo, ma siamo disponibili a sostenerli e a seguirli. L'Avri nasce proprio per questo, per creare disegni di legge a tutela delle vittime, per dare assistenza legale e psicologica, ma soprattutto perché in Italia serve riportare la bilancia dalla parte di Abele e non solamente di Caino. Noi ci auguriamo che il rito abbreviato nelle prossime settimane al Senato venga approvato. Fabiola insieme a Jonathan, insieme a Pescara siete stati protagonisti di una grande raccolta di firme, quasi 40.000 firme raccolte a Pescara in Abruzzo e in tutta Italia. Le abbiamo portate proprio di recente alla presidenza del Senato per spingere che venga calendarizzato questo incontro. Noi siamo molto diciamo convinti che entro aprile possa essere approvato. Ho molta rabbia come mio figlio, non accettiamo queste cose, ma non le accettiamo non solo per Jennifer, ma non è giusto per tutte le donne e per tutti gli omicidi che vengono commessi. Noi vogliamo la certezza della pena, cioè se ti danno 30 anni tu te li devi fare tutti. Questo noi stiamo chiedendo. Sia io che mia mamma, che poi di conseguenza tutti i nostri amici e tutta Italia si è unita a noi, al nostro dolore. Non è giusto che dei crimini così efferati e premeditati abbiano il diritto di avere uno sconto di pena. Ad oggi sappiamo che anche con la chiusura dell'incidente probatorio che Anna è stata fatta bere, quindi violentata, stuprata da un rumeno, da due rumeni, e ad attualmente, dopo un anno e mezzo, io non so se questo rumeno sappiamo che è ancora a piede libero. Noi vogliamo leggi esemplari, condanne esemplari, non più sconti di pena. Perché io ad oggi non posso sapere che mia sorella è sottoterra e lui è ancora libero. Noi vogliamo l'estradizione dalla Romania di questa persona perché attualmente lui è fermo in Romania e vogliamo, ripeto, condanne esemplari.